contento per la partecipazione della cittadinanza, anche se avrei gradito molta più presenza di cittadini. Devo dire che la reazione di questa manifestazione è stata immediatamente vista con il comportamento da parte del sindaco e signore della Provincia. Speriamo che questo abbia un risultato immediato con una visibilità concreta. Per quanto riguarda il futuro, la nostra intenzione è di non mollare mai questo genere di manifestazioni, perché la nostra presenza, spero più massiccia nel futuro, dovrà sempre essere un segnale d'allarme per l'amministrazione. La manifestazione addirittura è abbonita dai sindaci, perché proprio il sindaco di Giarre ha fatto un excursus di tutto la faccenda rifiuti senza risolvere niente, ha solo fatto delle scuse, basta, senza, non ci sono risoluzioni di problemi. Io ho mandato parecchie lettere dettagliate quando riguarda la situazione generale di alcune quartiere, ma probabilmente siamo di fronte a un illecito. Per anni già Riposto hanno pagato il 110% del servizio, quando la legge chiedeva e consentiva di pagare al massimo il 100% del servizio. Quindi il 10% che abbiamo pagato in più, che avete pagato in più, io credo che ci tocchi come rimborso, e di questo nessuno ne parla. Il nostro sindaco di questo credo non abbia fatto riferimento, come penso non abbia fatto riferimento al comune di Riposto. E questo lo dicono carte alla mano, non lo stiamo raccontando noi. Cittadinanza Attiva si è fatta promotrice di questa iniziativa e credo che l'abbia anche dimostrato appunto con carte alla mano. Ora pensare di tornare indietro e non passare più con l'idea di fare la differenziata è assurda, perché come è necessità dell'uomo, dell'evoluzione dell'uomo, si va sempre avanti, non si tiene mai indietreggiare, questa è una cosa assurda da pensare. Il problema sia da debitare comunque al federalismo fiscale, e il cui regime ha comportato il taglio dei finanziamenti ai comuni, di conseguenza i comuni sono stati costretti ad innalzare questo balzello, la TARSU, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Il problema è che questo innalzamento di questa tassa è andato a gravare sulle tasche di quei contribuenti onesti che hanno dovuto coprire le inadempienze di quanti non si sono attenuti alla normativa fiscale. E gli operatori dell'Emera Ambiente, a causa delle insolvenze da parte del lato Ioni Ambiente, lavorano in condizioni disumane. Infatti sono venuto a conoscenza che diversi autocompattatori sono in revisione, diversi autoarticolati si trovano chiusi in deposito senza essere stati mai utilizzati nelle strade, e ci sono diversi mezzi dell'autoparco, tra l'altro disastrato, che sono ricoverati tra virgolette in officina. Come giudice abbiamo affidato alla stessa ditta che non faceva ciò che doveva fare anche il servizio di differenziata. È come se uno a casa mia dovrebbe fare un certo servizio, non me lo fa bene, io gli dico no, siccome poi io devo partire facendo altro lavoro te lo affido a te. Ovviamente il risultato non può che essere pessimo. Ci è stato detto in questo senso che purtroppo questa ditta, che poi è la Emeri, vorrebbe andare via, è da tempo che ci prova, non trovano una ditta sostitutiva nonostante l'amministrazione, il sindaco ci ha detto che ha incontrato in questo periodo tantissime ditte, però non è semplice, non è facile trovare delle alternative alla ditta esistente. Rispetto al problema contingente, ieri l'amministrazione di Giarre ha effettuato a firma del sindaco un'ordinanza
con la quale ha intimato all'Aimeri di ripulire la città entro 2 giorni. Quindi significa che oggi domani dovremmo vedere gli effetti positivi di questa azione, tant'è vero che qualcuno ha detto che stanotte alle 3 già sono passati per accogliere. Ovviamente alle 3 capite bene c'è gente che la mette alle 6, quindi un minimo di disservizio si è creato anche ora, però era un modo per dire c'è sta volontà di intervenire con urgenza. La nostra domanda è: ma nel momento in cui, supponiamo entro 2 giorni, la città migliora, poi che succede? Che dal 3º-4º giorno si ritorna punto e capo, e poi come si fa a dire se loro hanno pulito oppure se viceversa non avevano fatto il servizio? A fronte di questo il sindaco ha ipotizzato di riconvocare subito dopo questi giorni l'Aimeri e l'Ato per cercare di ridisegnare la città e il servizio. In che senso? Cioè loro dicono: andiamo a vedere un attimino quanti mezzi avete, quanti operatori avete, quanti cani avete, se non potete fare il servizio in tutta la città lo limitiamo almeno dove è possibile e cerchiamo di dare a determinati quartieri, cominciamo da lì. A fronte di questa osservazione c'è stata una netta presa di posizione dei rappresentanti, a cominciare dal WWF, che è sicuramente l'associazione sensibile su questo tema, appare di tutti noi, e si è detto che dalla differenziata noi abbiamo ribadito indietro, non si deve tornare. Dalla differenziata sarebbe il colmo, cioè sarebbe come se abbiamo cominciato a educare pian pianino le persone a fare il loro dovere, a farlo in un certo modo, e poi perché non ci sono i mezzi non si fa. È vero che non è compito nostro trovare le soluzioni, c'è chi è pagato per farlo e c'è chi ha la responsabilità per farlo, però noi dobbiamo in qualche modo esigere e stare con, diciamo così, in allerta, stare col fiato sul collo, fare in modo che non si torni indietro ma si vada sicuramente avanti in questa direzione. Se eventualmente l'Aimeri non dovesse essere in grado di fare questo servizio, si cercherà di prendere una ditta, ci è stato detto che si prenderà una ditta, cercando di addebitare poi all'Aimeri i costi di questo servizio. Se quello che hanno promesso è stato fatto, io sin da subito vi invito a monitorare i nostri territori ed eventualmente fra 2 giorni, alla scadenza dell'ordinanza straordinaria e indetta dal sindaco, essere qua presente e chiedere spiegazioni se questo viene o non viene fatto. Quindi se fra 2 giorni non sono state attuate quello che il sindaco ci ha promesso al GIAR, io credo che bisogna ritornare qua in piazza numerosi e protestare nuovamente. Io dico, non si deve tornare indietro dalla differenziata, perché oltre un obbligo ambientale, come dice sempre il WWF, noi siamo d'accordo, e noi possiamo ridurre la spazzatura, il costo della spazzatura di molto. Meglio che ci diamo appuntamento da subito, perché ho l'impressione che quel bicchiere è completamente vuoto. Purtroppo stasera sono intervenuti solo i sindaci di Giarre e di Riposto, sicuramente ci sono oltre che me altri cittadini di Mascali, noi siamo completamente abbandonati, quindi quello che suggerisco è innanzitutto qua il comitato delle associazioni deve mettere per iscritto qualche cosa e notificarla anche al sindaco di Mascali, che è completamente assente e ingiustificato, e soprattutto io ritengo che se noi facciamo altre manifestazioni che siano itineranti, cioè la prossima volta ci ritroviamo a sto punto a Mascali, perché è una vergogna, Mascali ce l'abbiamo vicino a 2 passi, noi mascalesi subiamo lo schifo dei rifiuti, soprattutto in questo periodo perché ci sono molti raffinati catanesi che ci vengono a trovare e portano più di noi, quindi la prossima riunione la facciamo a Mascali, questo io lo chiedo cortesemente agli amici dell'associazione. Perché l'abbiamo vista parecchio indignata. Io sono stato anche male fisicamente oggi, perché mi sono agitato così tanto, è da 2 mesi che accumulo nervosismo, ho avuto anche un piccolo malessere, purtroppo ci sentiamo abbandonati, è un pensiero comune che abbiamo, e l'amministrazione a mio parere, a parere di tutti noi, si sono organizzate malissimo, perché si stanno muovendo solo adesso, cioè loro ci fanno vedere ordinanze, però in realtà il problema è degenerato, quindi a mio parere gli assessori competenti più che i sindaci sono mancati in qualche passaggio. Bello vedere tanta gente che tutto sommato, malgrado gli servizi, vuole fare la raccolta differenziata. Questo è un segnale che la gente comune è sempre più avanti di quanto pensano gli amministratori. Nella zona Etnea, io sono di Biancheriva, dove c'è una situazione che già ad aprile abbiamo raggiunto il
63% in solo in 6 mesi, facendo la raccolta porta a porta differenziata. Siamo riusciti a ottenere questi buoni risultati, ma non è un fatto specifico del Bienneville, in quanto tutti i paesi limitrofi per Passo o per arrivare fino a Rantazzo hanno tutte delle quote che vanno dal 40 al 50 al 55%, addirittura ci sono due paesi come Sant'Agata di Battiati e San Pietro Clarenzo che superano il 70%. Quindi non è, la zona ionica è peggiore. Non è impossibile fare la raccolta differenziata. Un problema di cultura, perché la gente, se vede che le cose vengono fatte seriamente, collabora ed è pronta a tirare fuori dei risultati splendidi. Ci sono molti legami, diciamo, che fanno sì che questa rivoluzione culturale non avvenga, che noi sappiamo l'ecomafia cosa significa, sappiamo i grossi interessi legati intorno alle discariche, sappiamo i grossi interessi legati per gli inceneritori che fortunatamente in Sicilia siamo riusciti a bloccarli qualche anno fa, ma probabilmente qualcuno sta ripensando magari di rimettere in circolo queste idee. Fortunatamente la legge che hanno fatto, la legge 9, non prevede gli inceneritori. Qualche amministratore di Ato sta cercando di fare qualcosa, come nella Semeta Ambiente, ci sta riuscendo bene, facendo dei risultati, collaborando sia, creando un clima di collaborazione sia con l'amministrazione comunale, sia con la ditta che fa il servizio, e sia con le associazioni dei volontariati. Noi abbiamo collaborato in prima persona facendo l'informazione porta a porta prima di